Allora, ci siamo visti qui, erano quasi 2 anni fa, ed era una bella notte. Questa per me è più bella di quella di 2 anni fa. Perché 2 anni fa era una scommessa basata sulla speranza, no? Tanta gente aveva creduto in noi. Tante persone speravano che noi potessimo essere. Dopo quasi 2 anni di governo, nella peggiore situazione possibile, quelle stesse persone ci hanno detto: non speriamo che voi siate, voi siete. E questo ha un valore per me, questo ha un valore per me, per noi, per me personalmente enorme. Perché in questi quasi 2 anni io ho fatto, noi abbiamo fatto scelte difficili, in un tempo nel quale non c'erano, diciamo, no, soldi da gettare al vento per fare campagna elettorale, in un tempo nel quale c'era bisogno di dire la verità, no? E di fare quello che era giusto fare per l'Italia, non per noi semplicemente, non per il partito, non per la nostra immagine. Il fatto che gli italiani abbiano capito questo per me ha un valore straordinario e penso che sia un valore che va colto. Quindi voglio dire grazie, grazie a quella maggioranza di italiani che ha continuato a scegliere Fratelli d'Italia e il centrodestra. Voglio dire che sono orgogliosa del risultato di Fratelli d'Italia, straordinariamente orgogliosa del risultato di Fratelli d'Italia, ma sono anche molto orgogliosa del risultato di Forza Italia, del risultato della Lega. Sono orgogliosa del fatto che la maggioranza che governa questa nazione sia riuscita a crescere insieme. Questa è una cosa estremamente importante per me, per noi. È un messaggio che ci arriva dagli italiani. Andate avanti. Andate avanti, io lo colgo come il messaggio di chi vuole dire andate avanti e fatelo se possibile con maggiore determinazione, un segnale che capisco, un segnale che sono pronta a cogliere e sono fiera che questa nazione si presenti al G7, in Europa, con il governo più forte di tutti. Questa è una cosa che non è accaduta in passato, che accade oggi, è una soddisfazione e anche una grande responsabilità. Noi dobbiamo essere consapevoli di quella responsabilità. Mi pare che il sistema italiano si stia, come dire, di nuovo, stia diventando di nuovo un sistema bipolare. È una buona notizia, perché in un sistema bipolare ci sono visioni del mondo distinte e contrapposte che si confrontano e sulle quali si chiede ai cittadini da che parte stare. Oggi i cittadini ci hanno detto che da che parte stanno dalla nostra parte e noi dobbiamo essere capaci di cogliere il significato che quel messaggio ha. Grazie agli italiani, grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno detto che capivano gli sforzi che stavamo facendo, sapremo utilizzarli. È una forza, è un entusiasmo dei quali saremo assolutamente in grado di fare, che saremo in grado di trasformare in benzina per i prossimi mesi, perché ne avremo bisogno. Davvero è commovente quello che è successo oggi e voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, ma soprattutto tutti quelli che hanno capito il messaggio che stavamo mandando. Davvero grazie. Forza Italia,
Comunque, nel caso nostro ci hanno visto arrivare, ma non sono stati in grado di fermarci. Thank you.